Presentiamo questo progetto fortemente voluto dal Lions Club Città di Clusone, progetto che è stato portato avanti nella parte attuativa da parte del sistema bibliotecario Valle Seriana. Ricordiamo innanzitutto che cos'è questa lettura aumentativa alternativa. Di fatto si tratta di libri in simbolo che facilitano l'apprendimento e la lettura per i bambini che hanno problemi di comunicazione. Ma non solo bambini, anche persone adulte o persone comunque con problemi di comunicazione. Sono libri importanti e sono anche costosi. Sì, libri costosi perché richiedono autorizzazioni alle case editrici, un particolare tipo di stampa, un software apposito, almeno così mi dicono, per poterli realizzare. Quindi ce ne sono pochi a disposizione del pubblico e degli operatori. Quindi il nostro scopo è stato appunto quello di incrementare il numero dei volumi a disposizione e la possibilità di metterli in circolo attraverso il sistema bibliotecario della Valle Seriana. Quindi nella fattispecie avete coinvolto più biblioteche? Sì, di fatto vengono coinvolte, coinvolgendo il sistema bibliotecario della Valle Seriana, vengono coinvolte, mi sembra di ricordare, 7 biblioteche di tutta la valle, in più la biblioteca di Treviglio che per prima era partita con questo tipo di strumento. In questi giorni Lions Club è impegnato anche con altri appuntamenti? Sì, avremo un appuntamento, ritengo importante, venerdì prossimo a Gandellino, dove tratteremo il diabete, quindi è la prevenzione e o meglio la lotta al diabete attraverso l'informazione è uno dei service dei Lions e avremo come ospite e relatore il professor Paolo Fiorina che è un ricercatore del San Raffaele e della Boston School University. Quindi il vostro sistema è stato coinvolto in questo progetto, più biblioteche avranno dei libri. Sì, diciamo che il progetto l'abbiamo costruito insieme, in questo caso insieme ai Lions della città di Clusone, ed è un progetto che come sistema bibliotecario portiamo avanti già da diversi anni, anche in partenariato con altri sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo e della Lombardia. Quindi il progetto specifico consentirà di avere la traduzione di 6 nuovi titoli con la comunicazione aumentativa e le ristampe di diversi altri titoli che negli anni abbiamo già tradotto, in modo che ci saranno disponibili molte copie nelle biblioteche del nostro sistema e quindi i cittadini quasi ovunque andranno avranno sempre a disposizione titoli e titoli nuovi e titoli che potranno richiedere attraverso l'interprestito da qualsiasi biblioteca per fare arrivare la propria. A chi sono rivolti questi strumenti? Ma sono strumenti che sono nati per bambini con gravi disabilità e disturbi della comunicazione, ma che poi sostanzialmente si sono estesi a tutti i bambini piccoli in particolare, i bambini che possono avere delle difficoltà ad acquisire il linguaggio o comunque tutti i bimbi, soprattutto nella fascia d'età diciamo della scuola dell'infanzia e del nido, che sono le fasce d'età nelle quali i bambini acquisiscono le basi del linguaggio e della comunicazione. Quindi come si traducono queste parole in simboli? I simboli diventano sostanzialmente una lingua grafica, ogni simbolo ha un'immagine sopra scritta in alfabetico la parola che il simbolo rappresenta, in modo che chi non conosce i simboli ma sa leggere e scrivere, i bambini in genere come prima cosa riconoscono il simbolo e l'immagine e lo acquisiscono abbastanza velocemente senza bisogno che glielo si insegni e quindi il linguaggio è tradotto, diciamo così, in immagini che consentono anche a chi non ha ancora acquisito nella lettura e la scrittura, ovviamente essendo piccoli, ma neanche in pieno la lingua ascoltata, è in grado attraverso queste immagini di seguire meglio che cosa gli viene letto.